siamo stati lasciati soli dalla giustizia. Questa tragedia poteva essere evitata. Ho perso mio marito, che stava facendo da scudo a mia figlia, mentre lei è rimasta gravemente ferita. Ora non posso fare altro che soffrire. Parla l'avvocato civilista Marta Criscuolo, che ha vissuto personalmente l'orrore della violenza domestica. Sua figlia Lavinia è stata vittima di un atto di estrema brutalità quando il suo ex marito, Marco Manfrinati, ha accoltellato a morte il marito di Marta, Fabio Limido, mentre cercava disperatamente di proteggere la figlia dalla furia dell'aggressore. La tragica vicenda ha sconvolto non solo la famiglia, ma anche la comunità circostante. Lavinia aveva precedentemente denunciato l'ex marito per maltrattamenti e stalking, ottenendo un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi a lei, al loro bambino di 3 anni e ai familiari della donna. Nonostante questo, al momento dell'arresto, Manfrinati ha mostrato un sorriso beffardo, rivelando un'inquietante mancanza di pentimento. Durante l'interrogatorio, di fronte al giudice, ha pronunciato parole che hanno rivelato la sua insensibilità e disprezzo per la vita umana. «Giustizia è fatta, ora sto bene». L'uomo è stato trasferito in carcere con l'accusa di omicidio volontario dell'ex suocero e tentato omicidio di Lavinia, con l'aggravante della premeditazione e degli abietti e futili motivi. Se confermate, queste circostanze potrebbero comportare una condanna all'ergastolo. Manfrinati e Lavinia hanno entrambi conseguito la laurea in giurisprudenza. Lui era un avvocato specializzato in diritto matrimoniale, ma ha sospeso l'attività dopo un provvedimento disciplinare conseguente alle denunce della sua ex moglie. Lei, invece, dopo un periodo di tirocinio nello studio della madre, ha lavorato negli uffici del padre geologo. Il loro incontro risale al 2015 e, dopo 2 anni di fidanzamento nel 2017, hanno deciso di sposarsi e trasferirsi a Busto Arsizio, Varese, dove è nato il loro figlio. Apparentemente una coppia normale, fino a qualche anno fa, quando l'uomo ha manifestato un comportamento manipolatorio e violento. Il 2 luglio 2022, Lavinia ha denunciato Manfrinati per maltrattamenti e ha lasciato la loro casa a Busto Arsizio per rifugiarsi dai genitori a Varese, avviando successivamente la procedura di separazione. La denuncia ha portato all'emissione di un divieto di avvicinamento. Fabio Ambrosetti, avvocato della famiglia Limido, ha rivelato che successivamente il procuratore capo ha chiesto la revoca del provvedimento e l'archiviazione del procedimento. La famiglia si era opposta strenuamente, con un'udienza già fissata per il prossimo 28 maggio. Nel frattempo, nonostante il trasferimento di Lavinia, Manfrinati aveva continuato a minacciarla e a perseguitarla insieme alla sua famiglia. Questo è stato evidenziato dall'avvocato Ambrosetti. Le minacce erano continuate con messaggi vocali nei confronti della famiglia e anche all'avvocato che ha seguito la pratica della separazione. L'uomo si era addirittura presentato vicino alla casa dei Limido con un martello nel bagagliaio dell'auto. «Una situazione terribile», ha commentato il legale. Nel 2023 è stato avviato un ulteriore provvedimento, questa volta per stalking, seguito da un nuovo divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie, del figlio e dei suoceri, con richiesta di rinvio a giudizio. L'udienza era prevista per il prossimo 5 giugno. La madre di Lavinia è tormentata da questo pensiero. «Non vivevamo più». Il magistrato aveva chiesto l'arresto, invece gli avevano dato il divieto di avvicinamento che non serve a niente. Da 1 anno era in vigore il divieto di avvicinamento. Ha tagliato le gomme 8 volte prima a mia figlia, poi a me. Ha spaccato il lunotto posteriore della macchina di mia madre. È venuto davanti al cancello di casa nostra. Veniva anche con i genitori, una volta con il padre e una con la madre davanti a casa nostra. Dovevamo andare in vacanza e invece ora siamo qui a scegliere la bara per mio marito. Eppure lo avevamo detto a tutti che era pericoloso. Non siamo stati protetti. Questo Stato è troppo garantista. Certamente non lo è stato nei confronti di mio marito e della mia famiglia. Manfrinati ha difeso la sua condotta di fronte al giudice, sostenendo che il suo agire è stato scatenato dalla privazione del contatto con il figlio, conseguenza diretta del divieto di avvicinamento. Ha dichiarato:
Io chiedevo solo di fare il padre. Tutto questo non sarebbe successo. Anche il suo avvocato, Fabrizio Busignani, ha sostenuto tale argomentazione. La sua unica volontà era quella di poter stare con suo figlio, di avere diritto alla genitorialità. Intorno alle 12:30 del 6 maggio, l'uomo si è presentato in macchina a Varese, davanti alla sede della società di Fabio Limido, dove lavora anche la figlia Lavinia. Manfrinati ha iniziato a urlare contro l'ex moglie: «Voglio vedere il mio bambino!». Poi ha iniziato a colpirla, infliggendole numerosi fendenti al viso e al collo. Nonostante sia caduta a terra, la donna ha continuato a urlare. È intervenuto il padre in sua difesa, ma l'ex marito lo ha colpito. Alcuni residenti hanno lanciato l'allarme, ma purtroppo è stato troppo tardi. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato l'aggressore con il coltello insanguinato ancora in mano. Ha appoggiato l'arma su un'auto parcheggiata e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Padre e figlia giacevano ancora a terra, gravemente feriti, e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. La donna è stata sottoposta immediatamente a due delicati interventi chirurgici ed è riuscita a sopravvivere, ma purtroppo il padre non ce l'ha fatta. Anche Manfrinati riportava alcune ferite, sostenute durante lo scontro con l'ex suocero. Secondo il suo avvocato, si tratta di ferite da difesa. Quando si è reso conto della situazione, Manfrinati è salito sulla sua macchina per andare in questura a costituirsi, ma mentre si allontanava, l'ex suocero è sceso in strada con una mazza da golf. L'uomo ha iniziato a colpire l'auto di Manfrinati, rompendo il lunotto posteriore e i vetri anteriori. Allora il mio assistito è sceso dalla macchina, ma l'ex suocero lo ha aggredito, sempre utilizzando la mazza. È stato in questo momento che è nata la colluttazione. Manfrinati è stato colpito e lui si è difeso. Durante l'interrogatorio, Manfrinati ha fornito ulteriori dettagli. Lui aveva in mano la mazza da golf e io gli ho dato una coltellata al fianco. È caduto in un cespuglio. Ha cercato di rialzarsi, di riprendere la mazza da golf che gli era caduta. A quel punto l'ho colpito con il coltello al collo 2-3 volte. Le registrazioni delle telecamere potrebbero corroborare questa versione dei fatti, mentre la procura ha già proceduto con il sequestro della mazza da golf. Manfrinati ha anche cercato di spiegare che non aveva l'intenzione di uccidere l'ex moglie quando è uscito di casa. Ha dichiarato di aver portato il coltello solo per difendersi da Limido, che ha definito persone pericolose. Le sue affermazioni saranno oggetto di attenta valutazione da parte degli inquirenti.